Chi viene da fuori, sempre forestiero, chi abita fuori Napoli, anche se è napoletano, rimane, diventa forestiero. Però autorizzato dal fatto che sono un conoscitore della lingua, che pratico non in questo momento, ma insomma la pratico per esempio con me stesso. Io mi parlo in napoletano, anzi mi litigo in napoletano, quando devo litigare con me mi insulto in napoletano, perché solo il napoletano è capace di pungermi, l'italiano mi è indifferente. Se un insulto in italiano non mi fa niente. Una sala strapiena ha accolto lo scrittore Henry De Luca al Museo Archeologico di Napoli, dove ha avuto luogo la prima presentazione nazionale del nuovo libro La natura esposta. Un romanzo in cui il restauro di un crocefisso marmoreo induce la rimozione dell'ultimo velo alla statua del Cristo e provoca una scoperta inattesa, che interroga sul rapporto fra il corpo e l'idea del sacro. È la storia di uno che si avvicina fisicamente, attraverso il restauro di una statua, si intende, ma si avvicina fisicamente a quel momento del martirio, il culmine di quel martirio che è rappresentato dagli ultimi momenti di vita. Tutte le mie storie provengono da un ascolto. Le sento in giro, anzi avviso sempre quelli che mi raccontano una storia che posso utilizzarla, possono finire queste storie a mio vantaggio. E quindi da un ascolto. E poi una volta che ho cominciato a scriverla, questa storia ascoltata, poi la storia si è presa il suo spazio, il suo largo. E un modo per me di scrivere è anche quello di raccontarmi una storia. All'inizio la so generalmente, genericamente, ma poi si approfondisce strada facendo. Lo scrittore si è trattenuto a lungo a dialogare col pubblico. A un lettore che chiedeva se ha ancora senso parlare di questione meridionale, De Luca ha risposto con fermezza che esiste piuttosto una questione nazionale ed è la corruzione. De Luca ha poi enfatizzato l'importanza dell'articolo 21 della Costituzione sulla libertà di parola. Per me, ha ribadito, la Costituzione è l'equivalente laico di un testo sacro. Non posso non sottolineare la forza politica delle posizioni contemporanee di Henry De Luca. Una posizione contraria, dissonante anche di fronte al pensiero unico certe volte di altri intellettuali. Presente al dibattito anche il cardinale Sepe, che ha lanciato la proposta di candidare Henry De Luca al premio Nobel per la letteratura. Uno spunto subito raccolto dal sindaco De Magistris. Un grandissimo scrittore, narratore, poeta, uno dei pochi che sa trasmettere oltre confini lo spirito, il corpo, l'anima e il cuore di questa città.